La Procura Generale di Torino, l'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro hanno firmato un protocollo di accordo per l'avvio di attività socialmente utili per 70 lavoratori in mobilità indennizzata residenti in Piemonte. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino presenta la guida ai diritti dei detenuti, è uno strumento informativo dedicato alle persone private della libertà personale. L'obiettivo è facilitargli la comprensione dei propri diritti e doveri. L'Auditorium Campus del Lingotto di Torino ha ospitato la presentazione dei sei progetti di design protagonisti della terza edizione di Mind. Il soggetto di quest'anno era la pausa, intesa come momento di rigenerazione psicologica. Bentornati al consueto appuntamento con Monitor, l'informazione regionale di GRP. La Procura Generale di Torino, l'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro hanno firmato un protocollo di accordo per l'avvio di attività socialmente utili per 70 lavoratori in mobilità indennizzata residenti in Piemonte. L'obiettivo è fronteggiare gli ingenti carichi di lavoro degli uffici giudiziari regionali. La Procura Generale di Torino, la Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro firmano un protocollo di accordo per l'avvio di attività socialmente utili per 70 lavoratori. È stato promosso da noi perché si continua una precedente esperienza con la Regione che è venuta incontro alle nostre esigenze perché ormai la carenza di personale è drammatica come ha denunciato anche il Procuratore della Repubblica di Torino. E quindi attingiamo dove possiamo e la regione nella sua nota sensibilità ci dà una mano. Di cosa si occuperanno i lavoratori? Sicuramente verranno inseriti all'interno delle segreterie che lavorano diciamo così, i fascicoli e questo renderà sicuramente più agevole e più veloce tutto il processo produttivo, chiamiamolo così. Firmiamo con la Procura Generale di Torino eh, un protocollo che prevede l'assunzione di 70 lavoratori in mobilità, quindi lavoratori con una professionalità ma un percorso lavorativo che si è interrotto e che quindi sono entrati nel percorso della mobilità. 70 persone per 30 ore settimanali che andranno a supportare gli uffici giudiziari nelle diverse sedi della regione Piemonte e che quindi crediamo non certamente di risolvere il problema della carenza di personale degli uffici giudiziari, ma abbiamo colto la richiesta che è arrivata dal procuratore per poter cercare di dare un contributo e, eh, attraverso i lavoratori socialmente utili. Eh, utile ricordare che i lavoratori socialmente utili sono coloro che rientrano all'interno della vecchia normativa e quindi non all'interno delle nuove forme di mobilità e delle nuove forme di incentivazione. Questo eh, per cercare di, di, di separare eh, quelle che sono le, le caratteristiche insomma, delle, delle singole persone. Peraltro, questo come prospettiva futura, teniamo un decreto del Ministero sull'applicazione dei nuovi progetti socialmente, dei lavoratori socialmente utili. Ma appunto occorre attendere un nuovo decreto, eh, quindi questi, saranno, questi lavoratori saranno identificati attraverso i centri per l'impiego eh, tra, tra quei lavoratori che oggi sono in mobilità. Ci sono diverse sedi interessate in questo progetto. Sì, sono interessate le diverse sedi del, del Tribunale all'interno della nostra regione, compre, sedi eh, che sono presenti all'interno dei capoluoghi di provincia con l'aggiunta della sede di Ivrea che è l'unica non sede di, di provincia. Passiamo alla pagina della cronaca. Un ragazzo entrato in un negozio di Via Lagrange per guardare alcuni capi di abbigliamento, ha approfittato di un attimo di distrazione della commessa per rubare sei polo l'uomo si è avvicinato all'uscita sollevando le maglie sopra la propria testa in modo da non far attivare i sensori del dispositivo antitaccheggio la commessa quando si è accorta della fuga del giovane gli ha urlato di fermarsi e così è iniziato un inseguimento per le vie del centro a Torino che da via Lagrange è proseguito fino al corso Vittorio angolo via Nizza durante la fuga il giovane non si è fatto alcuno scrupolo nel far cadere un signore anziano che aveva tentato di un altro cittadino insieme a un barista sono riusciti a bloccarlo sotto i portici di Vianizza. Si tratta di un 19enne di origini rumene pregiudicato per reati contro il patrimonio e attualmente è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La merce rubata per un valore complessivo di 180 euro circa è stata recuperata e restituita al negozio. Il giovane è stato tratto in arresto da personale della polizia per rapina. Nella giornata di oggi gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno avvicinato un uomo per effettuare un controllo. Il cittadino straniero, intuito l'intento della polizia, ha cercato inutilmente di fuggire. Ha infatti opposto vivace resistenza nei confronti dei due poliziotti, colpendoli violentemente e tentando anche di disfarsi di un mazzo di chiavi. Gli agenti sono riusciti però a renderlo inoffensivo e a recuperare le chiavi. Inoltre, l'uomo gabonese di 27 anni è stato visto deglutire in modo affrettato. Qualcosa eh, poco prima di essere fermato. La perquisizione, effettuata al momento, ha consentito solo il rinvenimento di due cellulari. Ma controllando il suo domicilio, sono stati ritrovati nascosti all'interno di mobili diversi eh, svariati pacchetti di plastica contenente del denaro in contante per una somma complessiva di 15.000 euro circa e 250 grammi di cocaina. Inoltre è stato trovato un kit con l'occorrente per la preparazione in dosi utili allo spaccio dello stupefacente e sette cellulari di varie marche. Le analisi eseguite presso la struttura ospedaliera hanno anche consentito di appurare la presenza di almeno 15 corpi estranei all'interno del tratto intestinale del cittadino gabonese. Gli agenti lo hanno quindi tratto in arresto per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti stanno continuando a indagare intorno alla vicenda del presunto mago, arrestato due giorni fa nella sua mansarda a Mirafiori. L'uomo, attraverso una fitta organizzazione, svolgeva dei riti che spesso sfociavano in violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne. In questi giorni le indagini sono proseguite e pare che il numero di persone coinvolte fosse più esteso di quanto sembrasse dalla prima coraggiosa denuncia della ragazza. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino presenta la Guida ai diritti dei detenuti. È uno strumento informativo dedicato alle persone private della libertà personale. L'obiettivo è facilitargli la comprensione dei propri diritti e doveri. Sarà distribuito in tutte le carceri piemontesi. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino presenta la Guida ai diritti dei detenuti, uno strumento per orientarsi tra norme e pratiche penitenziarie. Si tratta di un testo semplice elaborato dai nostri studenti della Clinica Legale Carcere e Diritti nel corso degli ultimi due anni, eh, insieme a detenuti di alcune delle case di reclusione del territorio piemontese. Gli studenti si sono recati all'interno degli istituti e, nel dialogo con i detenuti, hanno raccolto le loro esigenze. I loro bisogni di informazione. Sono tornati in università e con l'aiuto dei professori e di avvocati che hanno collaborato al progetto hanno elaborato delle risposte. Queste risposte sono oggi raccolte nelle schede informative che danno vita a questa guida. Eh, la guida è stata realizzata anche grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio e questo ci consentirà di distribuirla all'interno di tutte le carceri del territorio piemontese e ci ha dato la possibilità di tradurla anche in altre lingue, in particolare in arabo, in inglese e in in francese per poter raggiungere il maggior numero di detenuti possibile. Una guida fruibile a tutti, quindi? Sì, uno dei tentativi, uno degli sforzi maggiori che abbiamo fatto è quello di tradurre la tecnicalità del diritto, che molto spesso ha un linguaggio inaccessibile anche ai tecnici, in qualcosa di semplice, di accessibile da parte di persone che non hanno le competenze tecniche necessarie per approcciare ai loro diritti con un linguaggio eccessivamente complesso. Quali sono concretamente i contenuti della guida? La guida ha lo scopo di accompagnare i detenuti dal primo momento di ingresso in istituto e quindi c'è l'illustrazione delle tappe di ingresso, i procedimenti di perquisizione, l'ufficio matricola, i diritti alla visita eh, sanitaria, eh, i diritti rispetto all'allocazione all'interno delle diverse sezioni, per poi affrontare tutti i diritti che i detenuti hanno in relazione ai vari aspetti della quotidianità della vita detentiva. E la il lavoro, il vitto, eh, il diritto ai colloqui con l'esterno e le specificità che ha, hanno anche i detenuti stranieri rispetto ai detenuti italiani. Penso ad esempio al diritto a ricevere visite da parte dei propri parenti che magari hanno dei problemi con il permesso di soggiorno. Qual è stata la strada che ha portato a questo progetto? È stata la lunga e complessa. Abbiamo iniziato tre anni fa con un primo passaggio nel carcere di Asti e con l'incontro con i detenuti del carcere di Asti. Alcune esigenze che loro hanno espresso sono poi diventate lo spunto per lavorare negli anni successivi e per chiedere a tutti avvocati e garanti dei diritti dei detenuti e direttori degli istituti di collaborare con noi per riuscire oggi a presentare. Questo progetto. Passiamo alla politica. Abbiamo approvato una buona legge con cui si sospendono tutte le decadenze in corso e i conguagli delle utenze fino alla conclusione delle necessarie verifiche. Un meccanismo che aiuta a prevenire vere e proprie emergenze umane e sociali. A dirlo il consigliere regionale Domenico Rossi dopo il voto in Aula. Una norma proposta dall'assessore Augusto Ferrari che incide su numeri importanti, come ha sottolineato Nadia Conticelli, presidente della Commissione in cui è stato, affronta cui è stato affrontato il merito del... Della, del disegno di legge. Era necessario eliminare il meccanismo automatico della decadenza, prosegue Rossi. Con questa legge sono inserite verifiche sui singoli casi con il coinvolgimento dei comuni, conclude il consigliere. Il pagamento dei canoni delle utenze saranno infatti valutati in considerazione delle conseguenze sociali. Con questa legge si prevede un'azione congiunta dei comuni nella valutazione di ciascuna posizione al fine di procedere con la decadenza solo nei confronti di chi viene ritenuto in grado di pagare. Una volta provveduto alle verifiche potranno essere valutati i piani di rientro per il debito dell'assegnatario. Passiamo all'economia. I dati dell'osservatorio Infojobs sul mercato del lavoro 2016 hanno permesso di verificare che le offerte di lavoro in Piemonte sono aumentate del 2,8% rispetto al 2015. Grazie a questa performance il Piemonte si piazza al quinto posto in Italia per numero di annunci. La classifica dei settori più dinamici è guidata da commercio, distribuzione e grande distribuzione che grazie a una crescita del 13% rispetto a due anni fa Arriva ad aumentare il totale delle offerte in regione. Completa il podio il settore delle telecomunicazioni con offerte in crescita del 4,8%. Tra le province più attive Torino mantiene il posto di capofila regionale anche nel 2016. La pagina legata alla società, l'auditorium campus del Lingotto di Torino ha ospitato la presentazione dei sei progetti del design, protagonisti della terza edizione di Mind. Made in Design è un workshop didattico e culturale che affronta... Nell'ambito della formazione universitaria e dell'inserimento nel mondo del lavoro, il tema del progetto nei luoghi del disagio mentale, il soggetto di quest'anno era la pausa, intesa come momento di rigenerazione psicologica. La terza edizione del workshop MAID, Made in Design, qual è stato il tema di quest'anno? Abbiamo deciso di soffermarci sull'idea di pausa, sul momento in cui in, ogni, in ognuno di noi ci concediamo di rilassarci, di prenderci un momento di silenzio, un momento di, di pausa appunto da quella che è la frenesia di tutti i giorni. Ogni anno, Mind parte da alcuni temi che riguardano più nello specifico l'abitare per la fragilità, ma poi si pone con un approccio molto inclusivo, cioè cercando di declinare questi temi un po' nella vita di tutti noi. E l'abbiamo fatto coinvolgendo degli studenti universitari e anche degli utenti seguiti dai servizi di salute mentale, eh, in una esperienza di progettazione appunto multidisciplinare e socialmente inclusiva. Quali sono state le caratteristiche dei progetti che hanno partecipato? Eh, sono emersi sei progetti diversi. Ognuno di questi team multidisciplinari è stato guidato da designer professionisti che provengono non solo qui da Torino ma anche da tutta Italia. Eh, esperti che hanno avuto il difficile, difficile compito, in qualche modo, di mettere insieme studenti di architettura, ma anche di psicologia e scienze dell'educazione, appunto, utenti. E sono emersi sei progetti molto diversi tra di loro, eh, che hanno esplorato con modalità e approcci veramente differenti questa idea di pausa. Qualcuno si è soffermato sulla pausa come momento appunto di riflessione, come momento fondamentale di introspezione. Qualcuno invece ha interpretato questa idea di pausa come momento di rigenerazione. In generale c'è il desiderio di rivalutare un po' quello che è un concetto che forse oggi viene anche visto negativamente dalla nostra società, una società iperfrenetica in cui ci viene chiesto di essere multiperformanti e multitasking. L'obiettivo era quello di provare a riconsiderare invece l'importanza. Dei eh, momenti in cui ci, ci concentriamo e ci abbandoniamo anche al silenzio e anche al rapporto con noi stessi, e in questi momenti riveliamo la nostra vera identità. La partecipazione da parte degli studenti qual è stata? Una partecipazione molto ampia, in realtà già dalle selezioni MIND si rivolge agli studenti universitari di tutta Italia con un bando di partecipazione nazionale, quindi si rivolge a tutte le università italiane. In realtà sono arrivate anche delle candidature straniere, cioè da università estere, e i finanziamenti che abbiamo grazie alla Compagnia di San Paolo ci consente di accogliere circa 40 studenti, 42 studenti per la precisione, che vengono selezionati da un comitato scientifico a seconda. Delle loro inclinazioni, ovviamente a seconda del loro merito. Il futuro dei sei progetti vincitori? Ti saranno presentati in diverse altre occasioni durante l'anno. Mind è un progetto che non si limita al workshop che si è svolto in questi giorni, ma che ha come dire l'ambizione di raccontare un metodo in diversi contesti e in diverse anche città, non solo Torino. E quindi, un po' l'idea di questi progetti è che possano trovare anche spazio in ambiti diversi e contesti diversi. Proseguono gli interventi di realizzazione della nuova travata metallica sulla linea ferroviaria Torino-Milano presso il comune di Casalino in provincia di Novara. Per consentire la rimozione dei due eh, impalcati esistenti e il montaggio del ponte provvisorio su entrambi i binari, domenica 19 marzo sarà sospesa la circolazione dei treni tra Novara e Vercelli. I treni regionali di Trenitalia della tratta Milano-Torino e viceversa così come quelli della tratta Novara, Chivasso, Ivrea e viceversa saranno sostituiti con bus tra Novara e Vercelli. I treni lunga percorrenza, Freccia Bianca e Intercity Notte saranno deviati. Il dettaglio delle modifiche è consultabile sul sito delle Ferrovie Italiane. Le attività proseguiranno per i mesi successivi senza interferire con la circolazione ferroviaria, con la demolizione e il rifacimento delle attuali spalle di sostegno. Per l'ultima decade di giugno è in programma un'ulteriore sospensione del traffico ferroviario per una giornata che consentirà la messa in opera degli impalcati definitivi che costituiranno la nuova nuova travata. L'investimento complessivo è di circa 4,5 milioni di euro. In occasione del convegno Donne Made in Italy, storie di un'imprenditoria femminile tra vita privata e lavoro, sabato 18 marzo al Circolo dei Lettori di Novara, quattro donne racconteranno la propria esperienza lavorativa d'incontro tra impresa e arte, in particolare verranno affrontati argomenti quali la lavorazione del vetro, la creazione di gioielli, il restauro di dipinti e l'alta moda. Le protagoniste dello storytelling aziendale saranno Soelia di Antonella Ferrara, Simona Lauro e Anna Montagnier che presenteranno le proprie testimonianze introdotte dalla giornalista Erika Bertinotti. Per questa edizione dell'iniziativa abbiamo scelto il tema dell'arte che si fa impresa e viceversa, commenta Anna Ida Russo, presidente del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile che ha organizzato l'evento con la Camera di Commercio di Novara. Impresa e arte rappresentano due mondi che risultano distanti tra loro ma che formano invece un binomio vincente, oltre che possibile, conclude Russo. La partecipazione all'incontro è libera e gratuita. Passiamo alla pagina di cultura. Dopo un periodo di restauro e nell'ambito dell'iniziativa A Palazzo c'è di più, è stato riaperto l'appartamento dei Principi di Piemonte al secondo piano di Palazzo Reale a Torino. È possibile visitarlo fino al 30 aprile. Fino al 30 aprile è possibile visitare degli appartamenti, gli appartamenti del principe eh, di Piemonte che di solito sono chiusi al pubblico se non per brevi momenti e a rotazione appunto. Che cosa è possibile quindi vedere di segreto fino ad oggi? Dunque è possibile vedere questa serie di appartamenti del secondo piano che sono stati restaurati tra 2004 e 2007 e attualmente si presentano in condizioni secondo me addirittura leggermente migliori di quelle del primo piano. Però sono normalmente chiuse per la scarsità del personale. Con queste visite organizzate è possibile vedere praticamente eh, alcuni appartamenti di quelli che eh, i regnanti in carica preparavano per i figli in occasione dei matrimoni. Quindi, qui in sostanza, abbiamo avuto verso gli anni 20 del Settecento Filippo Juvarra che ha preparato l'appartamento per il principe e la principessa di Piemonte che erano Carlo Emanuele III e Luisa di Baviera-Sulzbach. Eh, le sue sale sono state poi in gran parte sacrificate all'aggiornamento fatto da Benedetto Alfieri soltanto circa un 25 anni dopo con la preparazione dell'appartamento per Vittorio Emedeo III e Maria Antonia Ferdinanda di Spagna. Le cose quindi alfieriane e juvariane si mescolano un pochino all'interno di queste sale, ma ci sono dei tesori straordinari, di soffitti a cassettoni dipinti con tanti artisti di grande qualità e basterebbe ricordare nomi come Beaumont, come Milocco, come De Mura che manda sovrapporte da Napoli, e poi naturalmente tutta la schiera dei cosiddetti ornemanist di Juvarra che fanno appunto queste pitture con caratteristiche molto minute, molto decorative, con la versione settecentesca delle grottesche e così via. E insieme c'è tutta la grande tradizione dell'intaglio piemontese con nomi di artigiani bravissimi, veramente anch'essi grandi artisti che lavorano sotto la guida di Juvarre e di Alfieri. Dal 18 al 25 marzo 2017 Torino torna a essere capitale delle culture slave con la terza edizione del Festival Internazionale Slavica. Concerti, spettacoli teatrali, eventi culinari, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, performance poetiche e un premio di traduzione letteraria animeranno il fitto calendario della rassegna dedicata all'Europa Centro orientale, numerose le location dell'evento, tra queste il Circolo dei Lettori, il Cinema Massimo, il Polo del Novecento, Officine Corsare, Samo, oltre al Polsky eh, Kot. Di nuovo in Italia l'opera rock Jesus Christ Superstar sarà rappresentata al Teatro Colosseo in Via Madama Cristina a Torino venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo. Con il musical firmato da Massimo Romeo Piparo torna a recitare nel ruolo di Gesù Ted Neely. È la storia di un mito che travolge con la sua passione gli spettatori di tutte le età, un uomo simbolo che fa della spiritualità la sua bandiera rivoluzionaria, uno dei personaggi più amati nella storia del teatro musicale. Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente al Teatro Colosseo. Byron, Storia del Cane che mi ha insegnato la serenità, è il titolo del nuovo libro di Antonella Boralevi. La scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva ci ha raccontato il rapporto uomo-animale visto con gli occhi di un bassotto. Miglior amico dell'uomo, il cane. La trama è questa, il nostro cane vive intensamente la vita e ci può insegnare le cose che contano. Il libro si sviluppa attraverso un punto di vista particolare? Sì, io ho scelto di parlare di 30 sentimenti che sono sentimenti umani, dal perdono all'amicizia alla tenacia al coraggio alla paura alla malinconia all'autostima persino alla morte e all'amore naturalmente al tradimento e ho scelto di farlo raccontando cosa mi ha insegnato il mio bassotto tedesco a pelo ruvido e quindi episodi della sua vita collegati anche alle cose che so, a pezzetti di romanzi che ho letto, a storie di eh, persone che conosco e cose che ci dicono là dove bisogna guardare per vivere davvero. Cosa significa essere il miglior amico dell'uomo? Quello che ho imparato dal mio bassotto significa... Essere in empatia con te. Eh, se voi provate col vostro cane, voi sapete che quando entrate in casa la sera, il vostro sentimento, che magari non vi è neanche chiaro, lui lo capisce subito. Sente se vi sentite soli e se avete bisogno di coccole. Sente se siete arrabbiati e allora sta prudentemente alla larga. Sente se siete gioiosi e allora eh, si agita perché lo portiate fuori. L'empatia, mettersi nei panni dell'altro. Un messaggio quindi ai lettori di questo libro. Io penso che sia bello buttarsi in un mondo così difficile come quello nostro con il salvagente che è il sentimento della vera vita che si può imparare dai nostri cani. Domenica 26 marzo torna a Santander la mezza di Torino. Corri per la ricerca e la solidarietà. La terza edizione della mezza maratona solidale della città di Torino che da quest'anno diventa gara internazionale. Un percorso a giro unico attraverso il cuore del capoluogo piemontese, città capace di stupire per fascino, capolavori architettonici e verdissimi parchi. Nell'edizione 2016 erano circa 7.000 i runner al via. Il ritrovo per tutti sarà quindi domenica 26 marzo in Piazza, Car in Piazza San Carlo presso il Race Village a partire dalle ore 7.30 del mattino. Partenza poi da via Roma alle 10 con arrivo sempre in via Roma. Per le informazioni sulle iscrizioni sul percorso è online il sito www.lamezzaditorino.it Smart comunica che domani, venerdì 17 marzo, causa la proclamazione da parte dei principali sindacati dello sciopero del settore gas-acqua per il mancato rinnovo del contratto. E quindi l'astensione dal lavoro per l'intera giornata potrà non essere garantito il, no, il normale funzionamento degli sportelli e dei servizi aziendali su tutta l'area di Torino e città metropolitana. SMAT garantirà i servizi riguardanti la produzione e la distribuzione dell'acqua potabile, la raccolta e la depurazione delle acque reflue, nonché il pronto intervento. Il numero verde 800-010-010 resterà attivo 24 ore su 24. C'è ancora tempo per una notizia. Domenica 19 marzo al mercato di campagna amica di Piazza Solferino a Torino saranno presenti alcune aziende provenienti da, tut da tutto il territorio piemontese che hanno aderito al progetto lanciatore Col Diretti Piemonte. Ami I Lupi adotta un pastore con l'obiettivo di sensibilizzare la società sulle difficoltà che gli allevatori delle aree collinarie montane incontrano nelle, nel loro lavoro quotidiano. I consumatori potranno trovare formaggi dal peggio e le eccellenze tipiche delle zone montane. Prima di chiudere ricordiamo a tutti i nostri telespettatori che eh, se vogliono segnalarci fatti riguardanti il nostro territorio possono farlo mandando una mail all'indirizzo redazione.grp.it È davvero tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento con GRP. La Procura Generale di Torino, l'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro hanno firmato un protocollo di accordo per l'avvio di attività socialmente utili per 70 lavoratori in mobilità indennizzata residenti in Piemonte. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino presenta la Guida ai diritti dei detenuti. È uno strumento informativo dedicato alle persone private della libertà personale. L'obiettivo è facilitargli la comprensione dei propri diritti e doveri. L'auditorium campus del Lingotto di Torino ha ospitato la presentazione dei sei progetti di design protagonisti della terza edizione di Mind. Il soggetto di quest'anno era la pausa, intesa come momento di rigenerazione psicologica.